alla mehana, c'è dei pezzi bellissimi dentro, io do sempre balla mehana. Bellissimi dentro, io do sempre pal ai miei ali. C'è dei pezzi bellissimi dentro, c'è dei pezzi bellissimi dentro. Per tu intervisterai i miei ali. Ti diranno che c'è dei pezzi dentro, 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 pezzi dentro. Sono felice perché c'è dei pezzi bellissimi dentro. Sempre bal ai miei ali, c'è dei bei pezzi dentro, e per questo sono contento. A furia dei magnai il mio cane stava quasi per morire, a furia dei magnai biscottini, il mio cane stava quasi per morire, a furia dei magnai biscottini, il mio cane stava quasi per morire. Poi io ho dato le mostacciole, ora sono quelle nuove del mio cane. A mio cane piace la San Bernarda. Fatti raccontare le barzellette col vino, vedrai che si scioglierà. Un ciccio di vino, una barzelletta, una barzelletta e un ciccio di vino. A ciccio, a ciccio, il pelo grigio. Smetterà di fare il capo. Cioè, su, sbrigatevi, preparatevi, dobbiamo andare al mercato. Lo sapete che vi è fatto per il mercato. Ce lo chiami mercato, quell'accozzaglio di roba inutile e di qualità scadente. Comunque troviamo sulle bancarelle wick after wick a soddisfare la vanità dei miseri di spirito e di moneta. Intanto dove volete che abbia trovato la vostra dorata sputacchina? Sì, in fondo è vero, la maggior parte della merce esposta è scadente, ma bisogna saper scavare, cercare. Infine si possono trovare oggetti molto interessanti. Non dimentichiamoci dell'Epicat 64, il moto vibromassaggiatore elettrico autorbificante con un odore mio appunto di 64 ore. È un oggetto che spesse volte accompagna le nostre serate dance. Babbo, andiamo al mercato! È vero, ci circondiamo di cose alquanto inutili. Per il gusto del possesso. Avida vanità! Avida vanità! Questo mondo si sta scippando di vuoto e imploderà, già lo so. Quando morirò, farò un botto. Boom! Si formerà una nuvola di fumo di Marlboro e da questa uscirà una goccia di caffè. Oh! Mi diceva un vecchio bibliotecario, ovviamente ormo gratus. Tu fumi? Oh, ti fai fumare. E io fumavo. E sì, avete i giovanotti che incontravi. Sentite che parla voi, la vostra tabaccheria ambulante. E si unerò un contrabbanda, ma ho già stimo un camusando. Io fumavo e scrivevo. E fumo e scrivo perché sono sopravvissuta al diluvio e ne ho testimonianza. Scrivo affinché i posteri possano leggere i manifesti colorati dalla mia fuori.
mandarmi un saluto adesso che parti e vai dall'altra parte del mondo. Ma dovessi anche solo andare alla Riviera per una passeggiata, beh, scrivi lo stesso e sulla cartolina metti il nome e la data. E salutami anche la tua dolce sorella. Che c'entra mia sorella? C'entra, perché hai una sorella che non devi mai. E se ti capita raramente di incontrarla, salutamela per una questione di educazione. Ci servirò. E poi scrivi per dimenticare il presente e ricostruire con la tela delle parole ciò che nel sogno è vissuto, nella realtà dimenticato. Parlare fa sempre bene se non riesci ad agire. Agire fa sempre male se non riesci a parlare. Mosè prese le tavole e partì per ricevere il verbo. Io cammino la mattina, il pomeriggio, la sera, a volte la notte, sulle tavole di ponte. Faccio lavori edili. Non mi accorgo di niente, non sento le voci neanche dei miei colleghi. Io lavoro e il lavoro non concede tregua. Sì, faccio la pausa pranzo, 10 minuti, poi di nuovo lavoro che scassa le mani. E la notte sogno il paradiso. Ho raccolto il riso dei falsi, sparpagliato fuori a chiese abbandonate, dal parroco in fuga, con il bottino di anime. Come rubare là? Mimà, come rubare qua? Ma da questa parte non puoi passare, c'è il cancello, lo puoi scavalcare. Allora ti squinzaglio le belve e sei fottuta. Sappi che ho seriamente intenzione di giocare a gambe incrociate con te in questa settimana enigmistica del cuore. Il 90 è il numero che incrocia orizzontale e verticale. Fai tu. Ho paura di mettermi a paura. E non ti cucciare, ci pensi. Ozi, tenissela a picciare. E ridono, ridono. Ma cosa hanno da ridere? Sì, è vero, non sono più un giovanotto. Sto negliando, ho perso un po' di capelli, ho trovato un po' di pancia. Vado per strada e mi adopero mal volentieri ad accendere sigarette a giovani fanciulle marinati a zonzo. Un giorno, e non giovine anch'io, e indicai ai miei compagni un signore piuttosto grosso, una specie di Bud Spencer. Tra le risate il ciccione si voltò e mi congelò dicendomi: ah, gottina, guarda, ne struz. Scoprì che c'era un mondo di adulti che iniziava a scimmiottare con le prime sigarette tra le labbra. Thank you.
e la narcisse come un animale. Ritornano e muti passeggiano nella mia camera e mi guardano. Oh, fatti dare un termo secco per pari. Non scherzare coi numeri. Mi viene in mente Don Michele, che d'estate si arrangiava con la granita di limone e d'inverno con le castagne. Il bancariello dove fosse? E nelle stagioni intermedie. La cima riffa. Girava col tabellone e vendeva i numeri. Prima estratto per Napoli vince, il cesto con provolone, sasic, spumante e l'immancabile bottiglia di stock 84. Solo i vestiti suoi non cambiavano, d'estate e d'inverno, sempre con un pantalone con le pieghe fatte a mano e una camicia di flanella a quadrettoni. Una vita umile, ma onesta. L'arte di arrangiarsi senza far male a qualcuno. C'era pure chi si arrangiava a suonare il pianoforte. E Arnaldo, e il nonno di Arnaldo. A nonno mio teneva una 1100 che faceva 100 all'ora e all'ora, che fosse di 300 all'ora e no. Lei faceva all'ora, no! E la signora Dina. E la signora Dina che si faceva accompagnava a fare. Ma il borsa è tutto avesse. Faceva i riebbi, ma la rumena che avesse a cannella porra l'unza, faceva mamma. Quante palle raccontate fino alla noia, pur di mettere a coppa. Tutto è sparito, come una bolla di sapone che si schianta. Tremano le dita, sono vedova e vivo da sola. Mio marito è defunto, inciampando sul lunto, ha lasciato lo spazio nel vuoto. Ma mi sento anche arzilla, ho una vita d'anguilla e una fame che strilla all'antica. Di sapori ed odori, come il sugo che bolle in cucina insieme. Voglio pezza cannella, voglio pezza cannella, già scende raggito ghiacchiera. Giovino, qui a Trito, voglio pezza cannella, giovino sta da reto bangona. Ma signor Ugo Purito, tenga cabeza sì. Thank you.
Pulcella, Pazziella, Purtone, Papagone, Purpetto, Pagialone, Pumarone, Pumarone, Vinzi, Cipolla, Gianica, Mazza, Patani, Scova! Costruiscono recinti per delimitare